L'inviato di Striscia la Notizia torna all'attacco con la soubrette quasi 20 anni dopo lo storico tapiro che le consegnò ai tempi dei presunti tradimenti di Francesco Totti. Si continua a parlare della storia ormai finita tra Ilaria Blasi e Francesco Totti. Questa volta però a farne parte è anche Flavia Vento che, come tutti ricorderanno, molti anni fa è stata lei la terza incomoda della coppia. Circa 20 anni fa, prima che il pupone e la conduttrice convolassero a nozze, un pettegolezzo creò una vera e propria bomba mediatica. A lanciare lo scoop fu proprio Fabrizio Corona che ad un mese dal matrimonio tra Totti ed Ilaria, all'epoca anche incinta della loro prima figlia, pubblicò sui giornali un tradimento del calciatore con Flavia Vento. Flavia Vento riceve un altro tapiro da Staffelli. Valerio Staffelli sul caso Totti Ilaria, ritorna Flavia Vento, una notizia all'epoca che sconvolse tutti tanto da mandare quasi in fumo il matrimonio tra Totti ed Ilaria. Stiamo parlando di un fatto accaduto 20 anni fa e in quel caso ad occuparsi dello scandalo fu proprio Striscia la Notizia. Valerio Staffelli si recò da Flavia Vento per sapere qualcosa in più su questa relazione clandestina. In quell'occasione la showgirl aveva spiegato che non c'era nulla di dire in quanto erano solo pettegolezzi di poco conto e senza fondamenta. Il vero scandalo accadde dopo poco quando a telecamere spente, la stessa Flavio raccontò a Valerio che era tutto vero e che non poteva parlare. Insomma, fino a questo momento non si è mai capito quale fosse la verità dei fatti. Flavia Vento attende ancora delle scuse ora che tra Ilaria e Totti è tutto finito, sono tornate a galla molte indiscrezioni passate. Più volte si è parlato di tradimenti da parte del calciatore nei confronti della moglie anche prima del matrimonio. Ancora una volta, Striscia la Notizia è intervenuta, e Valerio ha deciso di ritornare da Flavia Vento per capire cosa ne pensa di tutta questa storia. Visualizza questo post su Instagram, un post condiviso da Striscia la Notizia @ Striscia la Notizia, nella puntata di lunedì 3 ottobre del TG satirico di Antonio Ricci, l'inviato è tornato dall'avvento per consegnarle il tapiro. Ancora con questo Francesco? Sono passati 20 anni e io sono casta da 10, ha fatto sapere senza dare nessuna motivazione. Un giorno spero di ricevere scuse, le attendo da anni, ha concluso senza però tornare sulla vicenda e dare spiegazioni. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!